Buongiorno, rieccoci nella Tana della Volpe con un video, come potete immaginare, molto sciolto e rilassato in questa bellissima giornata di fine novembre, con un sole incredibile, perché oggi ho pensato, nell'attesa di tutte le cose, di tutti gli eventi che ci sono in questo mese natalizio, di fare un video che ho visto in giro che è sempre molto carino, che mi è sempre molto piaciuto, e cioè il giro delle mie librerie di casa. Ecco, quello lì è il cielo che c'è fuori. Dunque, come in tutto nella mia vita, sono disordinata e sono disordinata anche nei libri perché li ho sparsi con una loro logica, assolutamente, con una loro logica, ma li ho sparsi in almeno tre stanze della casa, che sono il salotto, il mio studio e la camera da letto. In camera da letto ci sono ovviamente soltanto quei libri che sono in reading list veloce. Tutto il resto è sparso in casa con una sua, azzarderei dire con una sua logica. Adesso proviamo a vedere qual è la logica. Allora, questa che vedete davanti a voi nel buio tra le due finestre è la libreria principale del salotto. È piccolina, come vedete, sono solo tipo tre billi, due billi in realtà, due billi un pezzo. E qui c'è tutta la narrativa italiana e internazionale, esclusa la narrativa asiatica, perché quella ha una collocazione a parte. L'ordine è rigorosamente alfabetico. Sopra ci sono le cose più... Scusate, vediamo se ci arrivo. Ecco, qua in alto iniziamo proprio con gli anonimi, le antologie e poi... Ovviamente adesso non saranno neanche in ordine, conoscendomi. Comunque, antologie e quant'altro. E poi si passa all'ordine alfabetico vero e proprio, giochi del figlio ovviamente. Quindi unica possibile catalogazione per me è quella in ordine alfabetico, non posso mettere in ordine per editore perché andrei scema. E quindi andiamo giù con alcuni libri più amati, altri meno amati, ovviamente tipo questo qua sicuramente rimane tra i più amati dell'ultimo anno. Lui è un libro che devo ancora leggere, non l'ho ancora neanche aperto, infatti dovrebbe essere di là nella reading list, ma non importa. Tutti, appunto, anche qua, tutto ordine alfabetico. Non sono tutti letti questi libri, c'è una buona metà e metà, secondo me. Ogni tanto intervalliamo con qualche oggettino interessante, ma vedete che c'è il caos. Qua c'è un buco gigante perché sto leggendo un King che è 21, 22, 11, 63 e quindi c'è un po' di disordine. Però ecco, l'unica distinzione qua è per autore. Non ho voglia, scusate, non ho particolare voglia di dividere per genere. L'unico tentativo di dividere per genere è stato compiuto da queste parti, dove con grande pazienza avevo iniziato a mettere horror, scusate, fantasy e fantascienza. Quindi ci sono Asimov, Gideon la Nona, Martin, Ursula Le Guin là dietro, credo tra i libri miei più amati. I reietti dell'altro pianeta e poi Tolkien e quant'altro, quindi appunto un micro e Martin. Infatti, perché Martin è qua? Secondo me perché ci ha giocato Enrico, ma lo mettiamo sotto. Ecco, tra l'altro Martin non credo neanche di averlo tutto, ma comunque era l'unico tentativo di dividere il resto, però in realtà poi domina. Lì per esempio c'è qualche libro che manca, c'è un Wuming che manca, comunque questa è la classica visione letteraria, narrativa, italiana e internazionale per autore. Ci spostiamo in un altro angolo invece e qui abbiamo una parte sopra che io ho definito libri easy, cioè un po' di guide di viaggio, poi vabbè, la Pina rientra tra i libri di viaggio, dei libri di self-help, mettiamola così, che sono forse gli unici due che ho, gli unici tre che ho sulla maternità, e poi altri libri I guess, mettiamola così, un po' divertenti, un po' fashion, un po' cavolate, insomma. Quindi la barra in alto è la barra meno intellettuale. E giù iniziano invece i libri asiatici. Quindi questa è l'area dei libri asiatici. Inizio ad avere problemi di spazio. Anche qua divisione per autore, unica macro divisione extra è Giappone da una parte e
in basso, laggiù, sto iniziando a mettere l'angolo Corea-Cina. Come vedete ne ho molti meno, tutti quelli che sto leggendo in realtà, molti li leggo in ebook. E questa comunque è la libreria, la mia libreria del cuore. Quindi alcuni sono anche in francese, quando si poteva viaggiare senza tanti problemi, che si andava anche solo a Parigi, alla Junkodo. Vecchie edizioni di... Ah, devo leggere questo tra l'altro. Battle Royale, vecchie edizioni di libri poi ripubblicati. Per esempio, un primissimo Murakami a sud del confine a ovest del sole, quanto mi era piaciuto. Un Murakami in lingua e l'assassino del commendatore, mi sembra il volume 1. Miyabe in inglese. Qua cerco, si cerca di tenere l'ordine proprio. Un Murakami vecchissimo. E forse uno di quelli che mi ha fatto innamorare, della Baldini Castoldi, tanto usato che è scomparso il nome, l'uccello che girava le viti del mondo. E poi scendiamo giù con anche qui alcuni volumi in giapponese che avevo preso quando ero là, Kokoro, e poi qua sotto Banana, gli ultimi libri di Banana che ho comprato, e qua invece... questo qua ancora in francese, non so se vedete, e poi questi invece sono quelli non giapponesi, quindi cinese, taiwanese, coreano, più o meno cinese e poi coreano di nuovo. Se ci spostiamo accanto c'è una prima pila di reading list, forse la pila più significativa, nel senso che sono quelli estratti dalla libreria, dalla macro libreria, che aspettano di essere letti, e qua ce n'è di tutti i generi, nel senso che non c'è proprio un ordine, come vedete sono anche disordinati perché poi i gatti si divertono tantissimo a saltare qua sopra e a disordinarmeli tutti, e quindi questi sono i libri che io vorrei leggere. Quando? Chi può dirlo? Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. E qui ci sono alcuni della serie del Corriere della Sera. Quindi Un bosco di pecore acciaio, 6-4, Mosaico. Poi c'è Un mattonazzo che avevo promesso di leggere, non ho ancora praticamente iniziato, che è Una vita come tante. Zia Mame, che invece voglio tantissimo leggere e mi ispira tantissimo. E poi abbiamo Una storia americana di Francesco Costa. Comincia un po' di tutto, insomma. Poi di qua abbiamo invece Simenon con La camera azzurra. E i due volumi inglesi del caffè. Finché il caffè è caldo, che boh. Questo è un libro che mi ispira tantissimo perché è tra l'altro di un autore, di Marcus Marcos, il primo maestro, ed è di un autore kirghizo, e quindi mi ispira molto. Poi ci sono Gli omicidi dello zodiaco, che è qua in reading list da mo'. Detective Han Shichi, Sopravvissute a un gulag, questo di Ad Editore, L'uomo che allevava i gatti, Nella testa del dragone e L'arte della gioia di Sapienza. Qui altri reading list che sono Una rosa sola, questo che invece è bellissimo, della rivoluzione francese, Un posto più sicuro. Io avevo letto già uno di questi, la terza parte forse, sto andando a ritroso, tanto la storia è quella, però molto molto bello. Le mie 9 vite, e questo invece ha, c'è qualche progetto intorno a questo perché è un libro che ci affascina moltissimo, sempre di Ad. Bye Bye Vitamin di NN Editore, e lo stesso di Ragazzo d'oro, ragazza di smeraldo, che è qua da leggere. L'ultimo che cos'è? Min Jin Lee, Pachinko, che è stato tradotto in italiano di nuovo con Pachinko, non più La moglie coreana, quindi io l'ho preso in inglese, ma se volete c'è l'edizione in italiano. Se mi sposto da questo lato della casa, quindi mi sento circondata dai libri, invece ho i libri belli, quindi libri d'arte legati soprattutto al Giappone in alto, legati ai manga, quindi gli artbook soprattutto, di cui avevo fatto un video tempo fa. Questo qua invece è una vecchia antologia del liceo, un'antologia di storia della lingua italiana, amata, molto amata, e l'altra è là sotto. E poi anche qua ci sono ancora altri cataloghi molto interessanti di moda dello Stremo Oriente, costumi. Io ho una passione per la storia della moda, quindi qua ci sono un po' di libri belli anche su questo.
area graphic novel belle, tra cui Simon Kate e Zero Calcare, assolutamente tra i primi, e Le Ortolani, e i primissimi di Macox, del Cane Mucco, e poi altri piccoli gioiellini da una parte e dall'altra, tutti libri illustrati o fotografici. In questo piccolo angolo di magia invece i manga in lingua, i pochissimi manga in lingua, alcuni recuperati personalmente in Giappone, altri momentaneamente in prestito, quindi non miei, però appunto non miei però belli, e quindi che valeva tenerli a vista. Scusate il disordine, ma ecco, fin tanto che non sono reclamati. Questo qua, vabbè, sono La Lanterna di Nyx, quindi non sono in lingua, sono quelli che sono usciti adesso in italiano. Questo qua è del Genji Monogatari ed è bellissimo, e via così, tutti libri molto belli. Questo è La Donna e la Guerra, e qui altri manga belli. Poi ci sono gli occasionali libri sparsi, tipo I Terrestri, che ho appena finito di leggere per il book club, Hoshi in the Girl's Garden e Vampires, che sono appena arrivati, o comunque arrivati da poco, che volevo mettere a posto ma non ce l'ho ancora fatta. Qua sotto c'è Una Meraviglia, perché è la versione illustrata del Sogno della Camera Rossa, meravigliosa, magari se riesco una volta ve la faccio proprio vedere in autonomia. E questo qua è qua per essere esposto, perché in realtà è uno dei libri, forse uno dei primi libri che ho comprato sull'arte dell'Asia orientale, di tantissimi anni fa, una meraviglia. E poi passiamo a questa zona. Questa qua è la zona dello studio, quindi la libreria che forse più spesso mi vedete alle spalle quando parlo. E questa è una libreria interamente di saggistica, una saggistica che è divisa, perché di qua è tutto Giappone e Asia, compreso lingua qua sotto, qua è tutta antropologia e storia delle religioni, e qua è tutta studi politici e storia, grosso modo, però è tutta saggistica. Come vedete anche qua è tutta incasinata, perché c'è un misto di libri in lingua originale, poi c'è Tyrion, altri regali, altri libri originali, un bellissimo Lego di Hulk, poi ci sono altri libri in lingua giapponese, questi sono sull'impurità, sulle donne in Giappone, sul Kegare, un gatto che cronometra, perché insomma teniamoci le boiate che non servono a niente, storia della Cina, storia del Giappone, storia della Corea, insomma sono tutti messi qua all'insieme, all'interno dei libri di Giappone. Anche qua un babacio che avrà 30 anni a dir poco, tutti i libri in inglese, soprattutto degli studi di antropologia sul Giappone, gatti, altri studi sul Giappone, tutti molto importanti, e poi libri di lingue. Ovviamente la maggioranza di tutti questi sono libri di lingua giapponese, qua e qua, e qua invece un trio di lingua coreana e lingua cinese classica. Quaderni di lingua, quindi gli appunti miei. Ah sì, certo, un avanzo di quaderni delle fiabe, perché il disordine regna sovrano, e qua tutti articoli scientifici accademici. Lo stesso disordine lo trovate poi nelle altre categorie, quindi non sto a ripetermi, di nuovo libri di moda, perché di là non erano belli altrettanto da star di là, e poi antropologia con Bambola Kokeshi, Babacio che ha 30 anni, e di nuovo tutta una serie di libri di storia delle religioni e antropologia, un libro invece, un romanzo che mi è appena arrivato, della YouTuber che vi dicevo l'altra volta, che non vedo l'ora di leggere, anche se in inglese, Un improbabile Sailor Mercury con Darth Vader, va bene, e qua altri libri sempre legati al mondo dello sciamanesimo, delle religioni, e via così. Un'altra Kokeshi, because why not, e giù così, e poi il settore più contemporaneo, quindi Nologo, insomma, storia contemporanea, i BRICS e quant'altro, quindi questa è l'altra, diciamo la libreria dei libri utili che sono stati ampiamente usati per scrivere. Infine, sempre nel caos, perché c'è un bellissimo sacchetto qua che non dovrebbe esserci, ma non importa, la libreria dei manga miei, di quando ero giovane. L'ordine è sparso, perché ovviamente non ci sono solo manga, soprattutto laggiù ci sono anche altri fumetti vari, Sailor Moon è stato messo lì perché in realtà le prime edizioni non erano bellissime, erano quelle sottilette brutte di 20 pagine, però la ratio più o meno è in alto qua,
i libri, i volumi di Rumiko Takahashi, quindi Ranma, la saga della sirena, One Pound Gospel, tutto quello che vi viene in mente che ho suo. Qua in mezzo un misto di Paradise Kiss, quindi di Hayazawa e di Marmalade Boy, Le Clamp e altri fantasy, romanticume da Lady Oscar, La Stanza di Orfeo, Giorgi, Utena, quelli misti. Qua sotto invece abbiamo un misto di Amici, quindi soprattutto Proteggi la mia terra e poi Sailor V, mi sembra, e varie ed eventuali. Ecco, e sopra, niente, sopra il bello. Sopra il bello, per cui due volumi che non sono assolutamente manga, ma sono francesi, questo e questo, che io ho amato tantissimo. Un altro graphic novel assolutamente non giapponese, ma di una bellezza incredibile, forse anche questo l'avevo preso in Francia. Ovviamente il primo volume della nuova edizione di Sailor Moon e poi altri manga belli che ho letto con passione, cioè La storia di Tre Adolf, questa è una versione nuova, questa è la versione vecchia, Un Vagabond che mi era piaciuto, I Tre Buddha che io poi non sono più andata avanti ma erano belli, e poi Saturn Return, Her e Mikun. Ok, il giro più o meno è concluso, diciamo che a parte tutte queste suddivisioni che vi ho fatto vedere, ci sono ancora dei libri sparsi, soprattutto perché c'è la tendenza tra me e mio padre di rubarci le vicende, quindi ogni tanto ci sono dei buchi che sono causati da lui e ogni tanto io me li ripesco con altri libri, però grosso modo al momento, anche per come è strutturata questa casa, era comodo avere questa suddivisione, così da avere la narrativa in pubblico, perché solitamente sono libri più belli, quindi sono anche più curati, sono meno pacioccati, non sono sottolineati, quindi è anche più piacevole sfogliarli per chi si siede e vuole passare due minuti con un libro, così come i libri belli di moda, di storia dell'arte giapponese, insomma tutti i volumi che si possono condividere con più interesse anche con le persone e gli amici che vengono, mentre magari appunto i volumi di saggistica, soprattutto per come tengo io la saggistica, sono meno invitanti, perché sono tutti libri molto spesso in inglese o in francese e molto 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 spesso iper sottolineati, iper scritti, iper pacioccati, quindi non si prestano tanto alla condivisione, ecco, la metterei così. Però ecco, sicuramente no, perché è come si dice, sicuro è morto, ma probabilmente un domani, sia che si rimanga in questa casa, sia che si cambi, insomma qualunque cosa succeda, vorrei provvedere a una riorganizzazione della libreria, non tanto per averla più ordinata all'interno, che tanto so che non riuscirei, ma per convogliare in una stessa area la maggioranza dei libri, o perlomeno insomma riuscire a far sì che non siano più sparsi in 800 direzioni all'interno della casa, ma riuscire invece a identificarli bene o male in un unico punto, ecco. Quindi questo mio brevissimo bookshelf tour è finito, anche perché appunto, ripeto, ho tanti di libri ma sono tutto sommato abbastanza individuabili, però è divertente anche per fare un pochino vedere la varietà di quello che uno ha in casa, e quindi se voi avete altre abitudini anche nell'organizzare i libri, io sono sempre molto curiosa. Per me l'unica organizzazione, non esistono altre, no, l'unica è per autore, quindi ordine alfabetico dalla A alla Z sull'autore, perché tanto sarebbe l'unica cosa che è l'unica cosa che mi ricordo, non mi ricordo mai l'editore, non mi ricordo per forza il titolo perfetto e preciso del libro, quindi l'unica categorizzazione è per editore. Mi interesserebbe provare a dividere per genere, però a volte non sempre, ecco, non sempre questa divisione mi è poi funzionale, perché ci sono poi quei libri al limite che non sai mai bene se indicarli da una parte o dall'altra. Ecco, quindi così, penso che continuerò per autore, fatto salvo forse per i classici fantasy, fantascienza, che a volte sono più individuabili. Sto valutando di avere una libreria un pochino più grande per, che vedete laggiù, è proprio piccolina, per i libri asiatici, quindi potendo ampliare un pochino anche la biblioteca su quelli che sono i libri della Corea e della Cina, in effetti avere uno spazio un pochino più ampio potrebbe essere confortante, la metterei così. Allora, io per ora ho davvero concluso. Se vi interessa ogni tanto un video un pochino diverso, che non parli solo di Giappone, che parli di libri in generale, insomma che si butti su temi un pochino più leggeri, io sono qui, consigliate pure e vi darò risposta. Se questo video vi interessa, io vi chiedo come sempre un piccolo like. Se vi siete iscritti al canale,
la campanellina e se non vi siete iscritti al canale fatelo, perché come avete visto dicembre è un mese abbastanza pieno di eventi. Quindi io per ora vi bacio, vi aspetto al prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao!